la Buschi. Stupido gatto, mi fai sembrare un mostro. Quello è stupido cane, Stupido. Amava. Marpione del food porn, benvenuti a questa nuova video ricetta. Oggi faremo una cosa che mi sta molto a cuore: i cookie americani. Cioè, non so se sono americani o londinesi quelli che faccio io, perché praticamente io quando andai a Londra mangiavo sempre, mi accappottai, giuro, presi 3-4 kg solo di biscotti. Andavo a fare scuola d'inglese e poi sotto da me c'era Ben's Cookies, un negozio di biscotti fantastico, ho trovato pure in America, quindi non so se sia inglese o americano, ma fa dei biscotti grossi, così enormi, belli burrosi dentro. Vi giuro che prima di andarmene a Londra mi fece una box così nel latte, fu la fine, cioè tornai tipo con il partner lo zainetto verso casa, capito? Meglio zuppetta proprio. Meglio zuppetta, meglio zuppa di latte. Partiamo col procedimento, facciamo l'impasto dei cookies, mangiate anche crudo, vi giuro, top. Ok ragazzi, prima cosa mettiamo burro fuso, leggermente, non esagerate, deve essere tiepido praticamente, oppure se volete lo potete pure usare a pomata. Subito dopo ci mettiamo zucchero di canna e zucchero bianco. C'è dello zucchero? C'è un po' di zucchero, ci piace. Lo sciogliamo nel burro. Ragazzi, questa è la mia tecnica, io ho provato a replicare quelli là di Ben's Cookies, non l'ho imparata da nessuno praticamente, cioè è così. Già una cookie. Ci proviamo, sono usciti che mi piacciono e sembravano quelli di Ben's e quindi ho riproposto sempre questa tecnica qua. Spacchiamo un uovo qua dentro, intero, e continuiamo. Mamma mia, non fa ridere. Tutto con un cucchiaio lo facciamo questo impasto. Veramente semplice. Schiato, farina, un pizzico di lievito per dolci e un pizzico di sale e la mettiamo qui all'interno. Prima una parte e poi l'altra. Ce la chiamiamo tutta quanta, raga. Farina! Vai farina! Continuiamo con l'altra metà e via. Chiamiamoci anche quest'altra farina, basta battute scuole, vedi? Vieni qui! Lo sapevo, sono circondato da stronzi. Ecco qui ragazzi, si è chiamata la nostra farina e adesso andiamo con le nostre gocce di cioccolato. Mamma mia, bombiamo, ci piace. Se no che biscotti a cioccolato sono. Chocolate chips! Ok, una volta mischiato bene con le mani, ce l'ho appiattito un po'. Sembra un mega biscottone. Sì, perché mo deve andare in frigo, raga. Deve rassodarsi un bel po'. Ok, raga, mettiamo un po' di cellofano proprio a contatto con il biscottino, con l'impasto dei biscottini, lo mettiamo in frigo per 30 minuti. Ok ragazzi, dopo una mezz'oretta in frigo, ce lo faniamo, termine sempre tecnico, sempre, e ci facciamo le nostre pallette. La prima cosa, test dell'impasto crudo, animale, fondamentale, buono, e poi ci facciamo la nostra pallina per fare il cookie. Raga, da questo impasto ne usciranno 4, quindi sarà bella grande, vedete? Una bomba di cookie. Mamma lo camera, una bomba, pare. Vedete? Subito si fa la nostra palletta cookie. Eccoli qua. Ragazzi, appena uscite dal freezer, forno già riscaldato a 200 gradi, dobbiamo infornare
13 minuti. Ragazzi, andiamo a vedere che è successo qui. Boom! Super chocolate cookie. Mamma mia, raga, che spettacolo. Mamma mia, raga, che profumo, si è profumata tutta la casa. Adesso devo riposare una ventina di minuti, cioè facciamoli almeno intiepidire. Non dico mangiamoli freddi perché caldi sono la fine del mondo. E facciamoli giusto intiepidire. Ragazzi, l'odore è quello, andiamo a vedere. Mamma mia. Che spettacolo, raga. Vieni, vieni. Salve! La Cookie Tower è tutto. Ah, sei portato il latte per tutti, Don Vitti, bravo! Bravo, così si fa. L'ho detto per tutti. Fammi inzuppare. Quanto una testa proprio. No, è morbidissimo. Adoro, sono di nuovo. Sono di nuovo a Benz Cookies. È spettacolo. Sotto belli croccanti, con dentro morbidissimi, sotto sono proprio caramellati. Bravo, mamma mia, ti potrebbero assumere. Top. Ragazzi, come al solito, replicate la ricetta, condividete, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e ovviamente mangiate sempre. Sempre. Grazie di averci guardato, ciao Marpioni. Ciao. Tanto azzuppiamo. Sì, sì.